Bene, abbiamo anche diversi modi con i quali noi possiamo affrontare il tema della sostenibilità, dei problemi climatici, clima, ambiente, biodiversità, per parlare solo di temi naturalistici, però sappiamo che assieme ci vanno anche tanti temi sociali. Uno è questo, uno dei tanti, il movimento No Global. Noi tutti ci ricordiamo quello che successe a Genova e forse non è la cosa che ci piace di più. Forse ci piace un po' di più questo, no? La protesta ambientalista non violenta e che abbiamo visto ben praticata con anche ampia partecipazione di giovani, è assolutamente una situazione che ci trova molto persuasi. E qui come facciamo, colleghi? Tra disobbedienza civile e imbrattamenti delle opere d'arte. Prendiamo la narrazione corrente, tutto in galera, manette, o riflettiamo un attimo su questa cosa qua. Io ho avuto la possibilità, un po' la curiosità, sono stato anche invitato, sia come museo per quanto riguarda il mio territorio montano, lassù, tra le Dolomiti, ma anche in contesti più rilevanti, più centrali come Milano, di dialogare con queste persone. E abbiamo scoperto che il progetto era un progetto significativo, mirato, si voleva fare proprio quello, ma nel volerlo fare si erano scelte le vernici giuste e gli oggetti giusti, in maniera che nulla potesse accadere di non reparabile. Quindi a me verrebbe da dire che forse andrebbe suggerito, quando mai suggerire, è pericolosissimo, soprattutto ai figli e alle nuove generazioni, tutti noi sappiamo cosa vuol dire, cosa intendo dire, ma si va molto vicino alla dimensione performativa qua. Loro non hanno tagliato delle tele bianche, ma secondo me fra 20 anni verranno ricordati comunque come qualcosa che ha a che fare con l'arte in termini performativi. Ma io sono un geologo, lo ero perlomeno, quindi nulla, nessuna competenza nel merito. Però mi sono sentito dire una frase di questo tipo: per i musei non si tratta di disobbedienza civile, ma si tratta di obbedienza civile ai sensi della Costituzione. Bella risposta, io non ce l'ho avuta pronta, eh? Se ce l'avete voi me la dite che me la prendo così, dico, a me è detto così. E allora andiamo sulla nostra Costituzione, la più bella, torno a dire geologo, quindi non mi permetto di dire nulla che abbia un briciolo di significato se non ricordare che biodiversità, ecosistemi, future generazioni è comparso la primavera scorsa e quindi in qualche maniera siamo perfettamente titolati, oltre che alla cultura, alla ricerca, al paesaggio, a inserire questi elementi. E allora ci viene da dire che dobbiamo anche noi prendere un certo nuovo paradigma, quello del museo attivo o attivista anche su queste cose. Torno a dire, sto parlando di musei. Musei di tutti i tipi possono funzionare e mi scuso con chi magari mi ha già sentito un paio di volte su queste cose, però sono concetti che ritengo di portare in dialogo, in conversazione e qui sicuramente sì. Luoghi sentinelle sono nella posizione di inventare o perlomeno creare un'immagine di futuro desiderabile. Desiderabile è una parola che sta emergendo molto, mi piace perché Alexander Langer, se qualcuno riconosce questo nome, lo aveva dentro nel suo messaggio: la transizione ecologica potrà avvenire solo se socialmente desiderabile. E quindi su questo vedo tanti visi che fanno cenno. Sono contento da una parte, preoccupato per non dire troppe banalità dall'altra. Vabbè, comunque è un primo passo verso la realizzazione, se almeno è una cosa desiderabile. Stiamo vedendo che verrebbe da distrarmi, insomma, con queste macchine elettriche e non elettriche, è desiderabile o non è desiderabile avere delle città che siano più vivibili? A parte il fatto che forse non è sul trasporto privato che si deve resistere, ma questo è un bivio per tutto un altro convegno e non è oggi. Emerge una chiara richiesta di abbandonare una sorta di sublime indifferenza. A volte noi abbiamo la nostra sublime indifferenza delle nostre discipline. A fronte delle sfide in un mondo in perenne trasforma crisi, si rischia di assumere l'immoralità dell'inazione. E allora su questo riflettiamoci un attimo, perché i musei possono essere i luoghi dove si affrontano e forse si contribuisce a risolvere questi grandi problemi planetari. Siamo presuntuoni? No, ma insomma, se siamo per il mondo partecipato, che si prende responsabilità, inclusione,
apertura, ecco che queste cose qui possono effettivamente essere. E potrebbe essere una missione di MAB questo? Assolutamente sì. Dico di nuovo banalità. Portate pazienza, ma oggi dai, così mi tocca fare. Allora, molto brevemente, ho preso la nostra nuova definizione di museo, dove ci sono due lotti. Il primo è quello tendenzialmente patrimoniale, ricerca, collezione, conservazione. Il secondo è quello un pochino più politico. Allora, sul primo io direi che abbiamo soltanto una slide per dire che siamo ben dotati come museo, abbiamo il nostro codice etico, conservazione e interpretazione, quindi siamo ben strutturati, non è l'argomento di oggi. Però su questo, per certi versi, la chiuderei qui dicendo non parliamo di questo, ma siamo consapevoli che nulla ha senso nella dimensione del patrimonio, dell'attività culturale, se non nella perfetta concezione che il patrimonio deve essere conservato, tutelato e difeso dai rischi, eccetera, eccetera. Torno a dire, non è su questo che vorrei lavorare oggi. Ma tendenzialmente diversità, sostenibilità, partecipazione, comunità, educazione, riflessione, senso critico, tutte queste cose qui, magari, no? Che sono di nuovo cose che condividiamo. Allora, non torno su Faro, perché è già stata citata, la conoscete benissimo, però è le risorse ereditate come espressione dei propri valori, credenze e conoscenze, e che desiderano sostenere le comunità e trasmettere alle generazioni future. E quindi, senza dimenticare la protezione del patrimonio, di fatto c'è un crescita di capitale culturale che si mette in gioco con la Convenzione di Faro, che parte dalle comunità. Quindi su questo credo che noi siamo d'accordo. A me piace metterlo assieme attraverso un'altra cosa che ha a che fare con il paesaggio. Non ha bisogno dell'aggettivo culturale, proprio paesaggio, paesaggio, dove di nuovo scopriamo che la determinata parte, scusate, del territorio, così come percepita dalle popolazioni, col carattere deriva. Quindi anche la definizione di paesaggio, che è quello che abbiamo visto peraltro nella Costituzione, ha le stesse criteri. È una narrazione costruita dalle... Quindi siamo sempre lì, dobbiamo farci i nostri racconti attorno. Ma a ben vedere, la dimensione di Faro, la dimensione del paesaggio, tutte concorrono a una cosa molto semplice, a mio giudizio, questa nozione di bene comune, che già se ne parli alla gente dice, beh, bene comune, aspetta un po', mi interessa, cosa vuol dire? Beh sì, ciò che è condiviso e giovevole per tutti o per la maggior parte dei membri di una determinata comunità. Non è una definizione aulica, l'ho trovata su Wikipedia, la più stupida, quella che trovate in alto. Bon. Quindi, casa comune, clima, biodiversità e il patrimonio culturale come bene comune. Allora, vediamo la viceversa. Prima vi citavo le crociere. Allora, tutte le cose, le organizzazioni che danneggiano, non tutelano il bene comune, sono da classificare come aggressive e passano dalla parte dei cattivi. Nessuno di noi, ma anche fuori, vuole passare dalla parte dei cattivi. Quando, giocando da bambini, si voleva fare la parte del cattivo? Insomma, non è così bello, no? E allora, tutto sommato, lavoriamo su queste cose qui, non dimentichiamoci che viceversa possiamo passare dalla parte dei buoni e essere graditi, e lavoriamo su questo. Allora, il ruolo dei musei nella società sta cambiando, tra continui e crescenti cambiamenti degli ambiti sociali, economici e politici, quelli che una volta erano istituzioni statiche e ora si inventano per essere più interattivi e divenire recenti, di cultura più orientati al pubblico, promuovono il loro ruolo di hub culturale nelle loro comunità, e torno a dire, quando io parlo di comunità, quest'oggi qui con voi intendo la comunità nostra ad alto livello per quanto riguarda la nostra partecipazione per una dimensione di costruzione di una policy nazionale, essere presenti a livelli territoriali perché sia ben consapevole la possibilità e il potenziale di mettere assieme le risorse delle nostre rispettive competenze e poi operativamente far sì che sulle comunità, sui territori, sulle grandi e piccole città ci sia questo tipo di relazioni. Torno a dire, tenderei a distrarmi, ma secondo questa logica, per quello che riguarda noi musei, non c'è più la categoria grande museo e piccolo museo. Non c'entra più niente. Perché c'entra la geografia, il reach, usando di nuovo
sbagliando, utilizzando parole che non c'entrano, cioè la geografia di riferimento dell'istituzione che lavora, perché qui si parla poi di rapporto con le persone, della co-creazione di valori, di progetti, di iniziative. Allora non c'entra più il grande piccolo museo. Il grande museo ne parleremo con il ministro, perché è il grande museo che fa business turistico, ma che facesse pagare quanto vuole il biglietto al turista, perché se costa X andare a prendere al ristorante buono una cosa, deve costare X anche la risorsa culturale. Tutt'altro è la risorsa culturale sulle nostre comunità, su cui assolutamente il discorso delle tariffe non deve centrare nulla. Tornando a noi, i musei tendono a concentrarsi sulle esperienze dei visitatori piuttosto che sulle collezioni. Guardate che io non ce l'ho mica con gli archivi qui, tendo a dire che qui abbiamo a che fare con patrimoni, collezioni, risorse, ma tendiamo ad espanderle in termini di servizio al pubblico, quindi essere da su qualcosa in maniera specifica, essere per qualcuno, il su qualcosa poi andiamo alla sua ricerca. Ecco che viene fuori tutto il tema del museo partecipato, che però porta anche a avere un discorso di rilevanza, no? Allora, qui ho fatto solo due esempi, partecipazione intergenerazionale, partecipazione con i diversi, presenze della nostra società. Ma tutto questo per far sì che i musei, io parlo a volte anche troppo nella percezione del museo scientifico, e siano considerati o un qualcosa per i turisti o un qualcosa di carino per le famiglie. No, proviamo ad andare oltre, essere rilevanti al di là dell'essere carino. E allora entriamo nel discorso del sviluppo sostenibile. L'agenda 2030 che avete già citato, sono sicuro che sulla quale avete già lavorato, quindi ci scorro davvero sopra, parla della dimensione culturale in maniera specifica, rendere le città gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, e parlando di città e di comunità sostenibili, rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale nel mondo. Non parla di musei, quindi ci siamo tutti dentro, quindi almeno a livello di 11.4, però se poi andiamo a vedere tutti questi global goal, educazione, genere, abbiamo detto lavoro decente, innovazione, ridurre le ineguaglianze, ma quanti di questi obiettivi ci vedono assieme? Quindi su questo io direi che non abbiamo proprio alcun dubbio. E non è neanche a questo punto un grande elemento di novità. Permettetemi di non leggere adesso i 17 obiettivi, li conoscete molto bene. E conoscete molto bene che c'è un orizzonte, questa sorta di torta, no? Più biosfera, una parte più di società, una parte di più economie, ma qui si può viaggiare livello su livello o verticale sopra e sotto, e davvero si possono costruire progetti e delle modalità delle più diverse. E per cui di fatto, anche se UNESCO sappiamo, criticabile finché vogliamo, siamo in una situazione in cui la relazione tra cultura e sviluppo sostenibile sono assolutamente ormai entrati in un novero accolto e sostenuto a più livello. E quindi semplicemente in questo momento di non portare nessun messaggio di innovativo, ma semplicemente di sostenere una necessità contemporanea. Per dire, faccio un attimo il punto sulla nostra associazione ICOM, e abbiamo già dal 2019 delle risoluzioni che riconoscono al centro del nostro ragionamento la dimensione dei goal dell'agenda e quindi di un rapporto con la sostenibilità. Abbiamo un working group che raccoglie davvero testimonianze da tutto il pianeta, compreso il Brasile, che è molto attivo in questa dimensione e che ci sta veramente aiutando a capire in che modo questo possa incidere su tante prassi dei nostri musei. E anche in Italia siamo riusciti a intervenire portando all'interno della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che ha a che fare con infrastrutture, strade, dighe e agricoltura, anche la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, con progetti che ci hanno visto presenti con un certo numero di musei che si sono resi disponibili. Li abbiamo selezionati facendoli autocandidare da nord a sud e nelle diverse categorie scientifici, archeologici, naturalisti,
storici, umanistici e di diverso tipo, dove abbiamo elaborato un lavoro al nostro interno, ne abbiamo con un museo laboratorio provato a elaborare nuove strategie operative che ci mettessero in rapporto con il territorio, ma a proposito del saper fare, far sapere, anche fare in modo che il territorio riconoscesse nei musei delle risorse importanti, perché a volte è anche questa un'azione interessante, ma bing lobbying, far sì che queste strutture vengano riconosciute, torno a dire, come utili. E non è che siano cose, quelle che sto dicendo, campate solo per aria. In questo momento in cui ci viene chiesto di essere più produttivi dal nostro ministro, forse sarebbe opportuno ricordare che c'è tanto lavoro per cogliere in che modo le nostre strutture partecipano davvero a una nozione di sviluppo dei nostri territori. Solo che non lo possiamo guardare con un indicatore così semplice e stupido del numero di piedi che entrano diviso 2 per il biglietto che hanno pagato. Cioè, forse bisognerebbe pensare anche alla testa, oltre che, no? E forse non pensare solo a l'economia specificatamente all'interno di uno spazio, ma un'economia un po' più diffusa, quelli che possono essere gli elementi indotti, l'impatto indotto dell'azione culturale. E su questo credo che ci sia proprio da lavorare. Questo è un'iniziativa fatta con OCSE e ICOM nel 2018, dove si può pensare a tanti elementi, ad esempio la riqualificazione urbana, ha a che vedere con il benessere di una comunità e si traduce in un miglioramento della società, una sua maggiore competitività, ma lo si misura a una scala decennale, forse anche meno, ma a che fare con la cultura e la capacità quindi di una nazione, di un territorio, di essere produttivo. La qualità urbana serve anche per mantenere bassi certi orizzonti di malessere sociale che si traduce peraltro nell'ambito del well-being, eccetera, in specie che sono state misurate anche in termini di costi sociali da sostenere. E quindi gli spazi di inclusione, salute e benessere sono anche questi elementi importanti che vanno messi nel computo economico, se soltanto si volesse accettare che ora è tempo che il PIL venga sostenuto da questo famoso indicatore BES, benessere ecosostenibile, che proprio in queste ore sappiamo che è stato assolutamente denaturato rispetto al suo spirito, così come era stato promosso da Enrico Giovannini una decina di anni fa quando era presidente dell'Istat, e adesso assolutamente è non più riconoscibile per questo elemento di capacità di rappresentare in altra maniera la dimensione economica di benessere di una comunità. Ma anche accettando determinate sfide, come quello che è del marketing e del branding territoriale, guardate che ne abbiamo per tutti. Ora, se vogliamo evitare queste alcune singolarità legate peraltro all'overtourism di determinate città, proviamo a pensare a gran parte delle nostre realtà, e non penso soltanto ai borghi minori, penso anche ai borghi minori, ma anche alla grande quantità delle città intermedie e ai rapporti con i territori. Abbiamo a che fare con un brand territoriale che poi si traduce in un marketing, che si può assolutamente avvantaggiare proprio da una conoscenza consapevole, un genius loci che le nostre istituzioni riescono a creare. Quindi creare delle originalità, e quando si parla di marketing si parla dell'experience, dell'originalità dell'esperienza che noi siamo in grado di dare e non sono in grado di dare le aziende specializzate del marketing territoriale, che poco o nulla sanno scoprire questi elementi di originalità e dell'esperienza. Quindi da quel punto di vista, quindi anche accettando determinate funzioni, io l'ho portato come unico esempio, non dico di provocazione, ma per dire che siamo in grado di essere, che siamo capaci di dare risposta anche a questi settori, come musei, ma anche come MAB, siamo in grado di inventare quelle famose storie, quel famoso racconto che permettono di qualificare e dare valori aggiunti molto maggiori a costi inferiori, se volessimo entrare in questa dimensione, di spendere valangate di soldi di pubblicità. Perché è un tipo di qualificazione, qui non entro nelle strategie di marketing, che ormai nel digitale, eccetera, eccetera, sarebbe tutto un altro discorso, ci portano davvero a essere fortemente desiderabili come consulenti per dare
originalità e posizionamento. E allora, di fatto, per quanto sono stati accennati questi aspetti di difficoltà di farci comprendere da una politica più recente con la quale dovremo comunque proattivamente confrontarsi, torno a dire, abbiamo la possibilità davvero di contribuire secondo una dimensione di outcome, cioè di impatto molto rilevante. Certo che noi dobbiamo fare anche alcune cose, tipo prenderci l'abitudine di restituire quello che facciamo in termini di accountability. Questo sì che è un termine che ha poca traduzione in italiano e lo troviamo solitamente nei nostri bilanci di sociali o di sostenibilità. E quindi dare un senso e restituire il nostro senso in termini di narrazione dove si descrive quello che effettivamente è stato fatto, quindi dichiarazione della nostra missione, avere anche un modo di agire dove abbiamo un programma strategico, abbiamo un mandato che definiamo nel tempo, operiamo con degli obiettivi e dei progetti tempificati, quindi non dire io sono conservatore e faccio il mio lavoro di ricerca, io ho la mia attività e devo ingressare X libri, belle che fatta. No, stiamo parlando della possibilità di definire specificatamente degli obiettivi da darci che abbiano delle risorse umane anche di altro tipo, ma se io ho un progetto posso anche chiamare a delle alleanze per questi progetti, definire bene i prodotti che vado a generare e su questo posso prefigurare e dopo vado a misurare in qualche maniera anche questi outcome, questi impatti che torno a dire non sono soltanto contare il numero dei biglietti o ancora di più contare le entrate per aver messo il nostro patrimonio a paga perché sono contrario alla strategia dei commons. Ricordiamoci che il museo non è un'impresa. Ovvio, non è la massimizzazione del profitto né il pareggio. Alle scuole non si chiede di fare profitto, così come anche alla sanità. Lo stesso vale per i musei. E quindi dobbiamo riuscire a far capire che noi siamo assolutamente produttori di utilità anche economiche, però tiriamoci fuori da una logica di tipo commerciale perché non c'entra nulla con noi. Allora, per una cittadinanza globale, la conoscenza e le esperienze culturali favoriscono la comprensione e l'attenzione delle persone per un mondo sostenibile. Il museo, ma si impegnino per diventare ambienti amichevoli e aperti, dove sviluppare curiosità, pensiero critico e senso di responsabilità, dove operare con partecipazione per collegare ai grandi problemi globali l'impegno e la responsabilità verso i nostri territori. E credo che su questo il tema della sostenibilità possa davvero diventare il luogo dei grandi racconti. Vi ho ricordato che sono un povero geologo, però mi piace finire con una poesia. Dai. Siamo alla mancanza del limite e alla caduta della logica, sotto il mito del PIL che deve crescere sempre e non si sa perché. Devo lasciare un biglietto a mio nipote. La richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è. Grazie. Prendo il microfono. Passare al prossimo intervento, vi devo dire che Concetta Damiani per una indisposizione non è presente e quindi con molto dispiacere però ci rendiamo conto che siamo perfettamente in tempo e quindi non perdo altro tempo e chiamo invece a parlare Serge Noiret dell'Associazione Italiana di Public History. Quindi dal museo attivista, Michele Lanzinger ha lanciato chiaramente una provocazione a tutte le altre associazioni, agli altri MAB, perché diventino attivisti e produttori di contenuti, produttori di visioni. E il ruolo della storia pubblica, della public history, naturalmente chiama in causa il ruolo del patrimonio culturale, sia quello materiale che quello immateriale, per aiutare le comunità a generare le proprie narrazioni, le proprie storie. E ascoltiamo con molto quindi interesse l'intervento di Serge Noiret.
Ma tra l'altro volevo anche dirvi che alla fine della nostra mattinata abbiamo la possibilità di visitare un'installazione multimediale che credo sia al piano di sotto, adesso poi chiedo ai padroni di casa, ci indicheranno, che sicuramente ci dà una possibilità anche di entrare nel vivo di una delle potenzialità dei contenuti che stanno all'interno di questo splendido edificio per essere poi comunicati correttamente e in modo stimolante a tutto il pubblico. Sì, grazie. Prima di iniziare quello che volevo dire, voglio prima di tutto ringraziare molto chi mi ha inventato in questo contesto, che è un contesto che è molto presente nella mia associazione, l'Associazione Italiana di Public History, come riflessione, come metodologie e come riflessione più generale sul patrimonio e chi di questo patrimonio si occupa. Sì. Ok. E dunque, in realtà vorrei parlare in termini di public history e dunque di più o meno quello che sono le definizioni della public history e dei suoi metodi e delle sue attività, alcune riflessioni sulla public history, sul patrimonio visto dal punto di vista della public history e poi andare su degli esempi ripresi ai MAB, perché poi nel lessico abbiamo questo problema anche della definizione, sono il MAB, che è questa struttura che vorremmo tutti che funzionasse e permettesse di aggregare i MAB, che sono ovviamente tutte le istituzioni culturali. Dunque alcuni esempi per finire su qualcosa che secondo me è comune alle istituzioni patrimonio, è questa svolta curatoriale delle istituzioni. Allora, public history, molto brevemente parlerò di public history per entrare negli esempi, prendo una definizione che secondo me si applica molto bene del master di public history dell'Università di Reggio Emilia e Modena. La public history è la storia applicata alla società in cui viviamo, consiste nel produrre, conservare e diffondere la storia nel territorio e nel tessuto sociale con ogni tipo di linguaggio narrativo, strumento e tecnica per e con ogni tipo di pubblico. Qui abbiamo ovviamente definito il pubblico come comunità e in termini di comunità vorrei approcciare questo mio intervento. Allora, quali sono i metodi della public history? Se vogliamo veramente dire le cose in poche parole, poi sintetizzare al massimo, diciamo che il metodo storico è alla base ovviamente della public history, dunque la contestualizzazione, la critica delle fonti, la narrazione, la restituzione in forme narrative del passato in modo scientifico applicata alle fonti. Poi ci sono altre pratiche professionali che si aggiungono per fare della storia una storia pubblica, una public history. Sono tutte le forme di narrazione, l'uso di una diversificazione di fonti e di media. Non necessariamente il public historian deve produrre uno saggio scritto che leggerà i suoi pari. Il public historian può benissimo creare ricerche innovatrici attraverso un documentario, attraverso diverse forme di espressione comunicativa e dunque attraverso i musei come attraverso le mostre e tutti i media che possiamo pensare, una rievocazione storica, rievocazione archeologica per valorizzare questi patrimoni materiali ed immateriali. Come soprattutto metodo molto centrale alla public history abbiamo
specifici che è proprio identitario nella public history è l'attività di crowdsourcing, dunque la generazione di lavori da parte di comunità, di gruppi, di persone che contribuiscono a realizzare un progetto. Quello che si chiama anche user generated content è la capacità anche di queste comunità di generare dei contenuti e non solo del lavoro, grazie alle loro conoscenze e alla capacità che hanno di contribuire con le loro conoscenze al loro lavoro. Quello sarà molto evidente in tutte le cose e gli esempi che vorrei farvi vedere. Questo poi presuppone qualcosa che mi sembra che è al centro dei MAB, della capacità di mediazione dei professionisti con questi gruppi e con queste comunità, che è centrale, molto di più della mediazione dei cataloghi oppure dei soggettari oppure di quello che definisce lo strumento professionale delle diverse istituzioni culturali, è la mediazione del professionista che sa esattamente quello che è stato detto prima da Michele Lanziger, è la capacità che ha il professionista dei beni culturali di introdurre questa conoscenza insieme al pubblico nelle le comunità circostanti. E dunque questo è molto caratterizzante della public history. Allora, la letteratura su questo è molto vasta e di diverse provenienze. È storica, per esempio l'Handbook of Digital Public History, è soprattutto legato anche ai beni culturali, nel caso di Mia Ridge che ha scritto questo bel libro su il crowdsourcing nel cultural heritage, ed è presente nel Digital Humanities con l'Academic Crowdsourcing in the Humanities. Dunque è qualcosa che è trasversale nelle materie umanistiche che a noi sono a cuore, ma anche nelle materie sociali e politiche. Allora, chi sono i public historian? Il public historian è un'invenzione non professionale, perché non c'è un albo professionale dei public historian. Le possiamo definire per le loro pratiche, per quello che fanno. E quelli dunque che abbiamo già visto, che lavorano utilizzando il metodo storico, sono quelli che all'università si preoccupano non solo dei loro colleghi, ma della capacità della società di assorbire le ricerche e le conoscenze che producono all'università, dunque la terza missione. Sono gli insegnanti e i professori delle scuole che insieme agli alunni e le famiglie sul territorio fanno quello che noi chiamiamo la Public History of Education, che ha un manifesto già dal 2019. E che permette di mobilitare nei territori con le scuole direttamente su problemi legati alla storia e alla cultura del territorio. E poi, e qui è per questo motivo che siamo qua, ci sono i professionisti dei beni culturali. Dell'area, vedete che ho messo le parentesi perché è un ministero che cambia spesso di dizione, l'area MIBACT con turismo, che secondo me è anche molto importante per questo tipo di professionalizzazione. L'industria che tocca archivisti, i bibliotecari, i curatori di musei, di mostre, e che utilizzano queste metodologie appena definite della public history. Ci sarebbero tre aree che possiamo contemplare come storia applicata alla società e alle comunità che sono attorno a noi, una storia applicata in politica, come un po' il consigliere del principe, cioè la storia che serve strumentalmente a servire degli obiettivi politici, l'uso pubblico della storia, della quale noi ci differenziamo proprio perché abbiamo chiamato public history, per riferirsi a una disciplina che esiste da più di 40 anni nei paesi anglosassoni, ed è per questo che anche in italiano, come altri paesi, abbiamo mantenuto la dizione in inglese. Poi la public history, la storia pubblica, che risponde
ha una domanda di storia che è molto evidenziato nelle comunità e nella cittadinanza, lo sapete, lo vedete tutti, dal successo di numerose serie televisive, per esempio La Storia, che è un esempio della domanda di storia che c'è nella nostra società. E poi, ed è la terza dimensione, e quella che ci interessa qua, è quella, la dimensione pubblica del patrimonio o heritage. Allora, questo patrimonio, diciamo, questo è più, è un po' una dichiarazione di intenti. Vedete, la public history ormai è presente in tutte le lingue e in tutti i paesi, anche se non proprio insegnato strutturalmente nelle università in tutti i paesi. La public history è una storia internazionale, i metodi applicati con le comunità contribuisce, se interrogata, a definire il tipo di relazione socioculturale che può esistere tra patrimoni e pubblici, assecondando, e l'abbiamo già detto più volte, la Convenzione dell'UNESCO del 2003 e poi quella del Consiglio d'Europa, la Convenzione di Faro del 2005, sui beni culturali come beni sociali ed economici anche ereditati dalle comunità di appartenenza che includano soprattutto la cittadinanza e una cittadinanza attiva e partecipata. Allora, siamo tutti comunità, io ho questa We Are Community, questo è vicino all'università a Chapel Hill, l'università del North Carolina, è un'immensa affresco che dimostra che in realtà siamo lì e ci contiamo come comunità e reagiamo come comunità. Qui siamo a Rio de Janeiro, quando passeggiavo nel centro storico, le persone si sono preoccupate dell'idea che una struttura urbana antica stava per essere demolita e dunque era un crimine consumato contro il centro storico ed erano gli abitanti a definirlo in questi termini. Non mi dilungo su la Convenzione di Faro, che però e se vogliamo, dal punto di vista del Consiglio d'Europa, l'architettura nella quale anche la public history insieme ai MAB può agire. Perché? Perché? Perché riguarda i diritti umani alla cultura, che anche la Costituzione italiana ovviamente sottolinea tra l'articolo 9 e 21, e sono soprattutto importanti alcuni elementi di questa Convenzione di Faro perché mostra che il patrimonio e i beni culturali sono importanti non in quanto dobbiamo conservare il passato, preservarlo dall'uso e dal contatto con le comunità e i gruppi, ma perché sono questo patrimonio hanno dei valori sociali e culturali che rappresentano le comunità di eredità, che le hanno in dotazione nelle generazioni e devono dunque andare anche sul loro sviluppo sostenibile. Mi rifaccio molto al pensiero del rimpianto Massimo Montella del Capitale Culturale, che ha ben definito questi rapporti, che il patrimonio culturale che consiste nell'insieme di risorse, lui diceva anche economiche, ma economiche proprio nel senso che ricordava Michele Lanziger, non per i biglietti degli Uffizi che arrivano a 25, ma per tutto quello contesto che abbiamo attorno, ereditato dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, dei nostri valori. Credenze, conoscenze, tradizione, che poi non sono fisse nel tempo, ma hanno un contesto storico e si evolvono in continuazione. E noi dobbiamo tener conto di questo. I musei, mi dispiace, ho varie diapositive che poi incrociano le tue. A me piace non tanto la nuova definizione, ovviamente, che l'ICOM ha dato in agosto a Praga del museo, ma già nel 2017 il codice etico dei musei,
che mostra quanto i musei hanno forti legami con l'identità nazionale, regionale, locale, etnica, religiosa e politica. L'attivismo dei musei è in questa dimensione etica dei musei. Non mi dilungo sulla definizione del museo, che poi in italiano non l'avete ancora sedimentata. La traduzione è lì, sì. Però c'è una cosa che dicevi nella seconda parte, con la partecipazione delle comunità. E la condivisione di conoscenze, crowdsourcing, nel senso di condivisione di conoscenze mediate dai professionisti. Do un po' d'attenzione a un manifesto dei musei dei piccoli borghi e dei territori, perché questo manifesto in sé dà l'idea della capacità di mobilitare i gruppi e le comunità di eredità lì dove sono e dove hanno le conoscenze. Negli esempi che poi farò vedere dopo, vedrete come queste conoscenze sono legate ai territori che sono proprio logati, piccoli borghi, medi centri urbani in Toscana e nel centro d'Italia, per esempio. Ed è fondamentale la partecipazione verso il pubblico e con il pubblico in questi piccoli musei. Una definizione che abbiamo in un saggio che consiglio a chi parla di musei anche qui in Italia, nel Handbook of Public History di Oxford del 2017, di Benjamin Filene, dice questo: i musei di storia si concentrano meno sulla presentazione di una singola narrativa unificata che sulla creazione di ambienti in cui i visitatori, ancora una volta il pubblico, perché noi siamo qua per il pubblico, per le comunità, non per noi stessi, ma perché dobbiamo qualcosa tra il patrimonio e le comunità, sentire assonanze tra il passato e le loro vite, raccontare le loro storie e rafforzare il loro senso di appartenenza alla comunità. Parlare di identità culturale, identità plurali, culturali. Dunque, facilitare la formazione di identità individuale e collettiva. Infatti, Filene parla di un museo come un incontro tra loro, io e noi tutti insieme, una fusione di quello che sono, e che si ritrova benissimo nel pensiero di Daniele Giallà, che poi è già stato citato. Io qui riprendo tutta la discussione che abbiamo avuto, perché ho avuto il piacere di fare parte del consiglio scientifico del museo di Predappio, che non è mai nato, che è stato pensato, è stato sviluppato per anche la comunità di Predappio, che non ne poteva più quello che succedeva e di quello che marchiava, se vogliamo, il territorio e il locale. E già là mostra bene che si addentra nelle memorie il patrimonio intangibile, parla di convenzione di Faro ovviamente, e parla di incontro tra gli oggetti, le intenzioni dei curatori e le conoscenze del pubblico. La stessa cosa di Filene, cioè l'interazione tra le persone che possono anche gioire di questo patrimonio. E dunque, e questo è anche molto importante, elargisce l'idea del museo ad altre tipologie di monumenti, per esempio. E io vi faccio vedere un esempio di quello che è stato aperto da Obama in Alabama, il Museo del Linciaggio, che è un museo memoriale, cioè un museo per ricordare, un museo attivista, perché ricorda in Alabama proprio la sofferenza degli schiavi nel sud e ancora prima di Me Too e di Black Lives Matter. Dunque abbiamo quest'idea dell'estensione della concezione di museo ad altre tipologie anche di monumenti. E mi dispiace, abbiamo le stesse letture, ma Nina Simone negli Stati Uniti... sì.
Nina Simone, nel suo magnifico libro sul museo partecipato e oggi su tutto quello che fa sull'utilizzo dei social media per avvicinare i pubblici e le comunità, anche TikTok per dire, ai musei, rileva un fatto fondamentale, che un museo è una comunità di dialogo, è un luogo di dialogo e di coinvolgimento delle comunità. E questo voglio far vedere un paio di esempi adesso, prima di passare ad archivi e biblioteche. L'anno scorso, ad aprile, visitavo il Brooklyn Museum a New York, che è un museo un po', cioè non è a Manhattan, è a Brooklyn, e a Brooklyn questo museo è molto interessante perché soprattutto per l'arte moderna, e ha fatto un progetto già nel 2009, nel quale ha chiesto, basandosi su questo libro che vedete in alto, The Wisdom of Crowds di James Surowiecki, cioè la capacità del crowd, dei pubblici, di avere delle conoscenze, ha fatto una mostra stupenda, era molto bella anche la qualità delle fotografie. Ah sì, i miei esempi sono di fotografia, visto che ieri si parlava di fotografie. E non solo hanno crowdsourced le fotografie delle comunità di Brooklyn per dire come il loro territorio aveva cambiato nei tempi, per tentare di far capire le trasformazioni di Brooklyn attraverso il tempo, ma addirittura la giuria che ha valutato le fotografie che dovevano entrare nel museo faceva parte del pubblico. Non erano solo i conservatori del museo, ma direttamente le comunità producevano le fotografie, producevano anche la discussione attraverso la valutazione delle opere fotografiche, che poi sono finite in un piccolo libretto che sono riuscita ad avere qui grazie al formidabile Amazon. E dunque ritorno su qualcosa che era già nella House of European History, che ha una narrazione fissa che adesso stanno ristrutturando, e ci sarà una nuova narrazione per il Museo della Storia dell'Europa a Bruxelles. Però questo museo aveva due parti, una parte fisica degli oggetti con una narrazione attraverso gli oggetti, un percorso della storia dell'Europa nel XX secolo, ma aveva anche un My Museum of European History che è sulla rete, e questo My Museum dava la voce alle comunità nazionali questa volta, ma nazionali, plurinazionali, locali, senza più veramente pensare allo Stato che definisce la nostra identità, dove c'era scritto nella missione di questo museo: l'esperienza soggettiva deve svolgere un ruolo importante nella mostra. E l'esperienza soggettiva erano i racconti legati all'Europa di tutti i cittadini dell'Europa. Un altro esempio, sempre ripreso in questo, perché ad aprile scorso c'erano varie cose interessanti al Museo di Brooklyn, ma questo qua lo volevo far vedere perché era legato al Covid, e dunque era un evento anche memoriale, non solo una mostra, attraverso le tecnologie digitali straordinariamente utilizzate in questo caso da un artista messicano. Che cos'era? Avevate una clessidra con della sabbia, e ognuno poteva mandare una fotografia di un defunto degli Stati Uniti, e questa fotografia veniva stampata su una su della carta, e guardate qui quello che succedeva, e veniva messa sui muri attorno, e poi veniva cancellata da nuove fotografie, che dava l'idea, ovviamente attraverso le performance del digitale,
attraverso il crowdsourcing delle storie di tutti questi individui all'interno della mostra dava veramente l'idea di come le comunità avessero perso tantissime persone e chi erano queste persone. Poi finisco nei musei con l'attivismo e la partecipazione comunitaria attraverso l'arte. A me piace moltissimo Gier, che è un artista parigina che è presente dappertutto, e il suo attivismo, qui vedete la copertina che ha avuto in marzo dell'anno scorso su Time, perché vedete la dimensione della fotografia e delle fotografie che, riprese dai droni, danno la possibilità di far vedere quanto la comunità di Leopoli, Lviv in Ucraina, lui è arrivato, erano 6-7 persone, hanno dispiegato questa fotografia di una bambina che fuggiva dalla guerra, e piano piano la popolazione è arrivata, aiutata a distendere la fotografia, e l'hanno passeggiata su tutta la città per farne un atto di arte pubblico, tutti insieme, ecco, tutti partecipando a questo happening. Gli archivi. Allora, per gli archivi, soprattutto io parto dal digitale, e vorrei dire che ci sono gli archivi come istituzione, che sono ovviamente la storia patrimoni, di amministrazioni, eccetera. E poi ci sono quelli fatti dalla gente. Questi cosiddetti archivi inventati, come Stefano Vitali aveva già definito nel 2004, e l'archetipo di questo tipo di archivio è il September 11 Digital Archive. 150.000 oggetti multimediali, storie, disegni di bambini, testimonianze, fotografie, telefonate delle persone che sono sugli aerei e che stanno per morire, ai loro cari, cioè tutto questo all'interno, creato su una piattaforma che ormai è molto diffuso nei musei soprattutto, che poi si è svolta nel tempo, aperta, dunque si può utilizzare, e che è stato recepito dall'istituzione MAB per eccellenza, che è la Library of Congress. La Library of Congress è tutto insieme, è museo, è archivio, è biblioteca, fa tutto insieme. Ieri ricordava Luigi Tomasini American Memory negli anni 90, erano già delle mostre digitali che partivano da fondi archivistici. E dunque che cosa ha fatto? La Library of Congress ha recuperato quell'archivio e l'ha messo nel suo patrimonio. Un archivio fatto dalla gente per la gente, senza pensare all'istituzione e a come l'istituzione lo dovesse gestire. Non c'è un'istituzione archivio settembre, no, era fatto su una piattaforma da tutti. Questo è stato, è stato un archetipo, tutte le catastrofe naturali fino al Covid sono tutte documentate oggi così, grazie all'apporto di quello che la gente sa, la gente partecipa di queste catastrofe. Qui abbiamo un esempio nel disastro in Giappone, nel quale dopo a Fukuyama, ed è riprodotto nel stesso modo, dalla richiesta alle persone di partecipare, di dare. E gli archivi che fanno adesso? Gli archivi si mobilitano per recuperare quello che la gente produce come artefatti, come elementi di della capacità di vivere, commemorare e manifestare una presenza comunitaria a un evento soprattutto traumatico. Io qui vedo les archives della Ville de Paris, che hanno immediatamente accolto tutto quello che la gente aveva portato sui luoghi degli attentati del 2015, di novembre, del 13 novembre 2015, pioveva, li hanno presi, li hanno
salvati dalla pioggia della distruzione anche materiale, ce l'hanno tutti. Ed è ormai qualcosa che gli archivi fanno. Ecco qua un'altra istituzione, MAB, lo Smithsonian, che ha almeno 20 strutture in tutti gli Stati Uniti. Lo Smithsonian immediatamente dopo il 6 gennaio 2021 è andata a recuperare tutto quello che poteva di questo 6 gennaio e dell'insurrezione di estrema destra trumpista contro le istituzioni americane. Biblioteca, e finirò così. La biblioteca da un po' si interessa della public history in termini proprio vicini alla public history. Le biblioteche sono questi presidi culturali locali che fanno tantissime cose. Qui si è detto della bicicletta. Io ero nelle Bahamas e nelle Bahamas la biblioteca era un vecchio bus dipinto che passava nell'isola per portare alle persone tutto quello che potevano avere come libri, come risorse, come documenti, come film, per mandare la cultura a livello comunitario. Anche lì c'è una lunga tradizione. Ma c'è una lunga tradizione che federa piattaforme istituzionali, piattaforme private e anche delle volte commerciali. Flickr, uno dei social media secondo me più seri anche per la metadatazione delle fotografie, che se voi mettete fotografie, le vostre fotografie in Flickr, vedrete che i metadati sono importanti e già qualificanti per quello che avete fatto, ha fatto già all'inizio del secolo The Commons. E che cos'è The Commons? Sono a livello internazionale un'enormità di patrimoni fotografici che sono stati messi a disposizione di tutti su Flickr. E dunque avete questo approccio. Un'altra attività che le biblioteche hanno insieme alle comunità per eccellenza, What's on your money? Che cosa avete sul vostro menu? La digitalizzazione crowdsourced attraverso il lavoro non di bibliotecari, perché non sono abbastanza per farlo, ma attraverso la comunità newyorkese di tutti i menu del XIX secolo che sono dentro la New York Public Library e che dunque possono essere visualizzate, digitalizzate, anche soprattutto non per vedere un'immagine del menu, che questo è, ma per poter fare delle ricerche anche cross documenti all'interno stesso dei menu e fare una storia della culinaria di New York. È stato fatto per Europeana, io ho partecipato a quello che si chiama il Transcribaton alla Biblioteca Nazionale a Berlino e c'è la gente che cosa ha fatto durante il centenario della Prima Guerra Mondiale, ha portato tutte le sue testimonianze, le sue lettere, documenti che sono state digitalizzate e fanno parte adesso di questa ristrutturazione di Europeana con dei temi. Uno dei temi è il centenario della Prima Guerra Mondiale, che è una delle cose più interessanti in ambito MAB, perché non importa la provenienza, viene dalla gente, viene da musei, viene da biblioteca, viene da tutte le istituzioni del patrimonio e convergono verso questa cosa. Allora, ed è evidente che noi abbiamo questa necessità, e lo facciamo, vedete, ce l'avete tutti in mano, il vostro cellulare, ce l'ho io, siamo sempre a fare fotografie, a mandare, a whatsappare, quello che stiamo facendo. Andiamo nei musei, facciamo foto. Queste foto poi ce le abbiamo. Se abbiamo una grande memoria sui computer, abbiamo la possibilità di averne di più, ma le nostre memorie si ampliano sempre di più, dunque dobbiamo andare nei cloud. Che cosa possono fare le biblioteche? Le biblioteche, come la Library Congress, non pensano più ad archiviare, a soggettare, a mettere dentro il loro patrimonio. No, vi aiutano i professionisti della biblioteca a farlo voi. Cioè, voi avete creato la vostra biblioteca, le vostre conoscenze, il vostro patrimonio individuale, che poi dopo può diventare anche sociale partecipato, ma
com'è che lo potete gestire? Com'è che quello che avete nel vostro non andrà via fra un mese, fra due mesi? La Biblioteca del Congresso vi dà tutte le delucidazioni, software e le capacità di metadattare i vostri stessi strumenti, e questo diventa una mission della Library of Congress. Le biblioteche possono spiegare alla gente come fare con il loro patrimonio, e questo l'ha fatto la Library of Congress. Io finisco su questa cosa dei tesorus e dei soggettari, che voglio dire, tutte le energie dei bibliotecari e degli archivisti passa sempre nel pensare meglio possibile i loro soggettari, che poi alla gente i soggettari, anche perché poi non trovano le cose che vogliono, perché voi gli avete detto che quello che vogliono devono passare dal vostro soggettario. Cioè, io sinceramente la NAI Toscana nel 2017 ha introdotto nell'SBN, nel soggettario, il termine public history. Dal 17 a oggi soltanto un libro è stato soggettato con public history. Un libro di public history, dico. Come faccio io a trovare i libri che sono di public history? Solo uno dal 2017 è stato fatto. Devo fare diversamente. Devo inventarmi delle strategie. Perché mi devo inventare le strategie? Perché devo evitare quello che hanno fatto i bibliotecari. Adesso sto caricaturando, ma per mostrare quanto devono rispondere ai bisogni della gente questi strumenti. Devono evitarli per tentare di trovare questi libri, cercare il titolo, inventarsi la parola storiografia, fare queste cose. Allora, come conclusione? La conclusione sono che la storia digitale soprattutto, e questi ultimi anni, va verso quello che anche questo è un prodotto MAB, una rivoluzione curatoriale, nel senso che il patrimonio dei MAB non è solo legato agli oggetti, ma è legato a tutti i dati che sugli oggetti stiamo producendo. Sia i musei che le biblioteche che gli archivi producono dati sui loro oggetti, sul loro patrimonio. E questo si fa anche grazie a questa autorità condivisa tra i professionisti e chi partecipa. E questo ha trasformato moltissimo i modelli di produzione e di trasmissione della cultura, perché sono questi dati che poi ci danno la possibilità di accedere dopo, e si accede attraverso delle piattaforme digitali. E le piattaforme digitali, come avete visto, sono due tipi. Sono le piattaforme digitali come Flickr, come Wikipedia, come diverse altre che non hanno un ancoraggio nell'istituzione patrimoniale, ma sono private, commerciali, hanno altre cose. Sono anche miste, come abbiamo visto, Flickr e le biblioteche e gli archivi di tutto il mondo con il progetto sulle fotografie. Dunque queste piattaforme digitali diventano in sé patrimonio delle nostre istituzioni culturali e standardizzano la partecipazione, perché qual è il ruolo a quel punto dei professionisti di quelle? È di standardizzare, di prendere chi per esempio contribuiva a September 11 e dava un documento. Questo documento doveva essere standardizzato all'interno della piattaforma e i professionisti dovevano riuscire a collocarli, a dargli la possibilità ovviamente di conservazione, ma anche di accesso e anche di riconoscimento da parte di chi l'aveva dato del prodotto all'interno di una partecipazione standardizzata dell'istituzione. Dunque c'è questa svolta curatoriale. Io faccio un po' di pubblicità, c'è un bel saggio nel nostro Handbook of Digital Public History che è uscito per De Gruyter l'anno scorso, e Marc Thébault, che è professore di storia all'università, alla Arizona State University, ha scritto il capitolo su questa rivoluzione curatoriale.
perché per esempio lui ha da vari anni un progetto che sta mettendo insieme tutte le produzioni dell'istituzione culturale, patrimoniale, anche direttamente vitale dalla gente, all'interno di una piattaforma dove tutti i documenti del Covid, tutte le mostre, tutto quello che è stato fatto sulla pandemia viene messo insieme. E dunque questa è una nuova etica curatoriale che ha un'importanza veramente decisiva per i futuri anche degli, e vanno su delle piattaforme, per esempio ne prendo uno qua, Zooniverse, che è fatto, Zooniverse è una piattaforma di progetti partecipati dalle comunità. Io qui ho degli esempi di storia, ma ci sono gli esempi scientifici in astronomia, piuttosto che in ingegneria. Zooniverse è veramente una immensa risorsa di patrimoni partecipati delle nostre comunità. Chiudo con due esempi per mostrare l'importanza dei dati. 2007-2008, sempre Flickr, un ingegnere, non è un archivista, non è uno storico, un ingegnere decide di mettere le 3200 foto del sbarco in Normandia del 44 su Flickr. L'Università di Caen in Francia ha già utilizzato quel patrimonio fotografico in moltissimi studi sullo sbarco e sulle comunità della Normandia, negli studi storici. Verranno sbugiardati totalmente nelle loro caption e descrizioni delle fotografie dalla gente. Dalla gente, ma da quale gente? Quando si fa questo tipo di approccio alle comunità, dopo poco vedrete che non è un pubblico generico, ma un gruppo di persone che sa, che si è interessato nel tempo, che ha collezionato un numero di libri di fonte, che conosce il paesaggio urbano, che può connotare le fotografie. E dunque che cosa hanno fatto? Hanno ritaggato tutte queste 3200 fotografie. Questo è stato fatto nel 2007. Facendo e dando la possibilità a tutti di riutilizzarle, ma nei contesti corretti, dove è stata la fotografia, chi è sulla fotografia, qual è il contesto, quando è successo, eccetera, eccetera. Perché legge una ventina di persone alla fine, all'inizio sono decine, poi alla fine sono 20 persone che veramente continuano a lavorare e aiutano a fare quel progetto. In Italia l'archivio del Dalmine ha fatto un progetto straordinario simile, sempre con le fotografie del patrimonio dell'archivio privato di Dalmine, provincia di Bergamo. Dalmine è una multinazionale, e finisco con questo, è una multinazionale che ha un patrimonio di fotografie che tocca l'Argentina come l'Italia, però è un secolo di fotografia e moltissime dei procedimenti lavorativi dell'industria siderurgica Dalmine sono totalmente spariti, ma ci sono le fotografie, ma oggi l'archivista quelle fotografie non le sa contestualizzare, non sa che cosa è riprodotto, non sa a che momento della produzione della siderurgia queste fotografie corrispondono, a che cosa hanno fatto, le hanno messo in una mostra e hanno convocato la comunità di Dalmine, soprattutto i pensionati, le persone che di seconda generazione, i figli che hanno i racconti dei padri su quello che facevano, su come si muovevano, e le hanno anche messo online, faccia a faccia, e voi come comunità vi mostriamo quello che hanno fatto i padri all'interno della Diana. E dunque hanno collocato quelle fotografie in modo avvicinabile e grazie alla partecipazione di tutti. I MAB in quella direzione, secondo me, devono andare. Grazie.
Era spento. Sì, molte grazie per la relazione così piena di spunti che penso che da domani ci metteremo tutti a fare qualcosa con le nostre memorie, con le nostre fotografie. Ma devo dire che mi è venuta in mente una cosa, dobbiamo recuperare una parola un po' abusata, desueta e anche un po' squalificata dell'italiano, che è la parola dilettanti. Cioè quelli che fanno le cose per diletto e che ha dato tanto anche alla storia italiana, alla letteratura. Pensare che qualcuno possa fare per diletto un lavoro così certosino e contribuire così alla storia e al recupero della memoria. Allora, siamo veramente abbastanza nei tempi per poter fare invece questo tavola rotonda di interventi dei presidenti delle associazioni. Abbiamo con noi Rosa Maiello dell'AIB, che conoscete tutti, Micaela Procaccia di ANAI, e che anche lei, Michele Lanzinger in un'altra veste, magari ti lascio il posto qua. Sì. E Melania Zanetti di ICRAB ci raggiunge invece attraverso lo schermo. Mentre non sarà presente, me lo confermate, Angela Badessa della Confederazione Italiana Archeologi. Purtroppo no, ecco, è influenzata. E allora, io non so se devo moderare questa cosa oppure andate avanti, come dire, terrò i tempi in maniera così... Quando lo bene, ecco, io non credo di farvi delle, come si chiama, di lanciarvi delle domande o cose simili, però magari soltanto se riusciamo a focalizzare attraverso i vostri interventi tre cose che ognuno di voi da domani propone di fare all'interno delle proprie associazioni, per nostre associazioni, per contribuire a il MAB, in questo caso singolare, la struttura più efficace, più utile e anche più performante, come si dice, rispetto ai temi che oggi sono stati, ieri e oggi sono stati toccati. E forse anche qualche suggerimento per, appunto, si diceva all'inizio, per le policy che dovranno accompagnare nel futuro i nostri istituti. Passo la parola. Grazie. Allora, grazie Antonella. Prima di rispondere alle tue domande vorrei di nuovo ringraziare la sezione AIB Campania e tutti i relatori che sono stati bravissimi a restituire, come dire, ancora una volta in questa nuova edizione del MAB il senso dell'opportunità di organizzare, di tenere vivo questo coordinamento nazionale, su cui non nascondo che, data la fatica ogni volta a organizzare la nuova edizione e diciamo la difficoltà anche a far coincidere le rispettive agende, persino a trovare una data che vada bene a tutti, mi ha fatto per 6 anni di mandato ogni volta pensare, ma forse appunto è bene che il MAB viva solo nei territori. Poi appunto questo appuntamento periodico, per quanto quest'ultimo lungamente rinviato anche a causa della pandemia, alla fine dimostra di valerne la pena. Forse dovremmo immaginare, come è stato proposto da qualcuno ieri, e questa è una prima risposta alla tua domanda, dovremmo immaginare delle forme di comunicazione meno periodica e più come dire, assidua, che eventualmente su tematiche identificate oppure su semplicemente appunto su attività che vedono impegnate tutte le nostre associazioni a livello territoriale, favoriscano una maggiore fluidità delle comunicazioni, degli scambi di esperienze e degli scambi di punti di vista, perché questo ci fa crescere tutti ed è
un modo anche per uscire dai nostri, dalla nostra autoreferenzialità, autoreferenzialità, e questo è il secondo appunto, che forse in parte risponde al cosa fare dopo, autoreferenzialità che devo dire è purtroppo favorita da un contesto istituzionale in Italia non favorevole alla collaborazione fra i nostri istituti e fra le nostre associazioni. Perché? Perché faccio un esempio molto banale. Quando è scattato il lockdown, è scattata subito dopo la legislazione di emergenza. Nell'ambito di questa legislazione, improvvisamente un articolo molto chiaro del Codice dei Beni Culturali, che è l'articolo 101, rubricato istituti e luoghi della cultura, si è trasformato in musei e altri istituti della cultura. Qual è stato il risultato? È stato duplice. Il primo, che almeno nel mondo delle biblioteche ci siamo chiesti, cioè molti colleghi si sono chiesti, ma scusate, ce l'hanno anche con noi, dobbiamo essere chiusi, le biblioteche pure rientrano in questa cosa? E poi, poiché appunto insomma si era pensato all'aspetto turistico dei musei e quindi che venissero chiusi dalla sera alla mattina tutti questi istituti senza prevedere paracadute per quelli che poi ci fanno studi, ricerca, ci si devono laureare, eccetera, insomma non c'era pensato. Diciamo che questo linguaggio e questo approccio anche nelle recenti riforme dal punto di vista dell'AIB non ha per niente favorito la collaborazione, perché ha portato anche le nostre rispettive associazioni, una a approfittare del vento favorevole in una direzione, l'altra a, come dire, approfittare di un'opportunità fondamentale. ANAI per esempio, e in generale gli archivisti, fortunatamente stanno vivendo una stagione buona, perché con la trasformazione digitale tutte le pubbliche amministrazioni hanno capito che o gestiscono professionalmente i loro archivi oppure perdono qualunque possibilità di gestire i loro procedimenti, affari, attività al loro interno. Grazie solo a questa opportunità c'è una maggiore attenzione sulla professionalizzazione dell'archivista, e questo dal punto di vista di noi tutti, comunità patrimoniale intera, estesa, è una buona notizia. Nel caso delle biblioteche si è considerato che in biblioteca ci vanno solo quelli che comunque ci devono andare, ce ne freghiamo di quelli che potrebbero andarci e che andrebbero invogliati ad andarci, e quindi che è successo? Scarsa attenzione, riforme che hanno penalizzato il settore e bibliotecari e rispettiva associazione costretti a inseguire appunto questa tragedia. Tutto questo framework non ha affatto favorito la cooperazione a livello di politiche nazionali, che invece le nostre associazioni, e parlo anche di quelle assenti oggi perché sono strettamente collegate alle nostre attività, e cioè AICRAB e CIA, potrebbero esprimere per indirizzare l'agenda politica della nazione, come diceva Claudio, che non è la nazione appartenente alla direzione politica di turno, è la nazione appartenente a tutta la collettività, che come le assemblee delle nostre associazioni è l'unica entità permanente rispetto all'avvicendarsi dei rispettivi organi di governo. E vorrei rassicurare anche sul fatto che è vero che gli organi direttivi nostri e forse anche di ANAI sono prossimamente in scadenza, ed è stato avviato già nell'AIB un procedimento di rinnovo delle cariche, ma non è che si fermano le attività perché noi siamo in scadenza e arriveranno i prossimi, perché le nostre associazioni hanno una storia illustre e quindi diciamo esistono da molto tempo e continuano a fare attività sia sui territori attraverso le rispettive sezioni regionali, sia a livello nazionale attraverso un'agenda scandita da iniziative
iniziative che anche domani mattina ci vedranno impegnati su temi che possono essere di interesse comune a tutte le nostre attività. E qui la terza cosa, probabilmente. Quali possono essere le priorità che insieme possiamo fissare? Noi abbiamo lavorato bene insieme su tre ambiti almeno. Uno, quello dell'accesso aperto. In linea di principio abbiamo affermato che quando possibile, dove possibile e nei limiti della consapevolezza che si tratta, quello che gestiamo è patrimonio pubblico, che anche per le cose che osservava Serge Noiré, no? La sua valorizzazione, l'arricchire il patrimonio di conoscenza attorno a questo. Allora, visto che abbiamo uno strumento che facilita la conoscenza del patrimonio, l'utilizzo, appunto il ricorso alle comunità patrimoniali estese per arricchirlo di valore, valore di conoscenza, questo valore di conoscenza si arricchisce maggiormente se non ci sono paletti e non si pensa tanto a una commercializzazione della versione digitale, che è comunque un surrogato dell'esperienza che puoi avere sulla conoscenza diretta, no? Del luogo, del monumento, eccetera, ma che invece si arricchisce dell'accesso aperto. Questa può essere una prima tematica che ci può vedere tutti insieme in un lavoro di lobbying, perché ci accomuna. L'altra, il tema ricorrente ieri, la parola ricorrente ieri è relazioni. Non so se sia una mia impressione, ma ieri anche oggi si è parlato di relazioni. Ecco, questo tema a noi è molto congeniale perché è su quello che si fonda la scienza moderna delle biblioteche. Shimali Ramrita Ranganathan, che è l'autore delle 5 leggi della biblioteconomia, diceva in sostanza la biblioteca è un sistema di relazioni. Sistema di relazioni tra il presente e il passato, tra i produttori di conoscenza, tra gli autori e i pubblici e mi ero segnata per appunto stimolata dai vostri interventi di prima un riferimento ad Hannah Arendt, perché ieri si è parlato e anche un po' oggi di obiettivi di sviluppo sostenibile e faro. Ecco, una cosa l'abbiamo già fatta, abbiamo iniziato ragionando appunto intorno all'importanza per le nostre comunità di faro e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Noi lavoriamo su queste tematiche, soprattutto sugli SDG da un po' di tempo, con attività che vedono impegnato il nostro osservatorio sullo sviluppo sostenibile, però abbiamo voluto incrociare le due agende. Quindi tra poco usciranno gli atti di un bel convegno che abbiamo organizzato a Ravello su questo argomento, e quel convegno ci siamo impegnati con il Centro Universitario di Ravello di renderlo periodico. Forse potrebbe essere una buona idea farlo insieme come MAB, magari una volta a Ravello e un'altra volta da qualche altra parte. Ravello è un bellissimo scenario e il Centro Universitario Europeo è stato tra quelli che in Italia più hanno spinto per il recepimento della Convenzione di Faro. Quindi questo potrebbe essere allora la costruzione di relazioni che può avvenire attraverso sperimentazione di esperienze che proprio dalle fotografie partano. Vorrei dire a Serge Noiré che io ho letto un bellissimo libro su Participatory Archives che parla di esperienze di varie public library negli Stati Uniti, quindi evidentemente, e questo è un tentativo che è stato fatto persino in regione Campania anni fa, quando hanno promosso la prima versione della biblioteca digitale regionale. Portalo in biblioteca, all'epoca portavi le foto in biblioteca, in questa biblioteca digitale regionale, perché venissero digitalizzate e contestualizzate. Non è solo quello il lavoro che le biblioteche, gli archivi e i musei devono fare. Ieri abbiamo visto com'è complicata il trattamento dei materiali. Allora è vero che tu hai trovato un solo soggetto, ma è anche perché il termine public history non è ancora attestato in maniera, come dire, sufficientemente radicata in Italia
perché anche il soggettario lo recepisca. I nostri strumenti, i nostri tesauri, i nostri linguaggi di indicizzazione semantica, che mantengono secondo me la loro validità, perché su quelli poi si basa anche Google quando costruisce poi le sue mappature e i suoi algoritmi di ricerca. Google Books non sarebbe stato possibile, ad esempio, senza la catalogazione bibliografica. E il fatto che possa acquisire questi sistemi generali, possano acquisire dati buoni, dati prevalentemente buoni, dati strutturati, per darli in pasto ai loro algoritmi di ricerca e diventare sistemi esperti, non è secondario. Noi siamo una parte importante, noi archivi, musei e biblioteche, siamo una parte importante di quel sistema della conoscenza che, per essere sempre più democratico, richiede gestione professionale anche attraverso il back office. Il front office è sempre più importante perché significa coinvolgere e rendere esperte sempre più comunità. Su quello sono molto d'accordo, e questo può essere un altro ambito di lavoro. Passo a Michela. Bene, innanzitutto anch'io voglio ringraziare chi ha organizzato questo convegno, chi ha studiato il programma, chi lo ha realizzato, perché sono state due giornate densissime e di grandissimo interesse e molto stimolanti. Come io ho una serie di appunti che sembrano un manifesto futurista con le frecce, le cose, perché talmente tanti sono stati gli argomenti che mi hanno interessato, che hanno suscitato qualche reazione, che veramente non posso che ringraziarvi per questa occasione. E a questo punto vengo al merito. Intanto sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Rosa, il che non mi stupisce, perché fortunatamente siamo riusciti a fare buone cose insieme più di una volta, e penso anche in futuro. Però ecco, faccio qualche chiosa a tutto questo. Oltre cosa fare nell'immediato futuro? Beh, innanzitutto riprendere gli spunti che sono venuti da queste due giornate, sotto un'infinità di profili che vanno da quello pratico, la digitalizzazione, i sistemi di descrizione, le relazioni nei sistemi di descrizione, ma anche gli aspetti più, come dire, più generali. Rosa Maiello diceva molto giustamente che non ci aiuta a collaborare, benché noi professionisti siamo da tempo, io direi da appunto si è visto anche negli interventi di oggi, che la storia della cooperazione, della collaborazione è molto più lunga e molto risalente nel tempo rispetto alla tardiva ratificazione della Convenzione di Faro fatta dal Parlamento italiano, perché noi arriviamo sempre prima nella pratica dei politici, nel formalizzare le cose. Dicevo, noi abbiamo questa storia di collaborazione e dovremmo e potremmo incrementarla su anche un'altra, io aggiungo. Intanto sì, d'accordo, e ora dovremmo pensare a incontri più ravvicinati, magari meno, come dire, formali o lunghi nel tempo. Io pensavo a una forma seminariale su alcuni temi che ci interessano tutti, per esempio il tema dell'incontro e dello scambio con le comunità, declinandolo anche con la condivisione delle buone pratiche, che ecco, questo ancora sì, anche per la strutturazione ministeriale, per una serie di scelte politiche, sono ancora un po' separate. In questi giorni a me sono venute in mente tante cose che noi abbiamo, che come gli archivi hanno fatto e fanno anche in Italia, nella relazione con le comunità, che magari forse ce ne dovremmo raccontare tutti, come potrebbe essere per le biblioteche. Ho pensato al crowdsourcing applicato al portale Antenati, per esempio,
che è un portale importante, e adesso ci torno sopra, e ho altre esperienze di condivisione che sono state fatte anche fuori dal Ministero. Io pensavo poco fa al lavoro che tra archivisti, bibliotecari, storici dell'arte, architetti hanno fatto con la comunità di un piccolissimo paese che è Nonantola, in provincia di Modena, non troppo piccolissimo in realtà, per pensare alla costruzione di un centro studio e di un memoriale dedicato a una storia bellissima accaduta in quella città durante la Seconda Guerra Mondiale, e che qualcuno nelle autorità comunali diceva: ma sono 10 anni che ne parlate. Eh sì, perché per riuscire a avere un risultato condiviso con la cittadinanza, che poi è costituita dai nipoti dei protagonisti di quella storia, per farlo però anche in una maniera ragionata, pensata, discussa con architetti, con storici, con tutta una serie di professionalità, ci sono voluti 10 anni di discussione. La cosa sta andando in porto adesso, ma ha dietro una lunga, lunga storia a cui ha partecipato la cittadinanza, con incontri, non vi sto a raccontare. Oppure, ecco, l'esperienza di crowdsourcing, sempre, che si è avviata per la schedatura, catalogazione e indicizzazione delle norme, qui siamo fuori dall'Italia, ma riguarda tutti, delle norme archivio dedicato alla ricerca dei dispersi in guerra, che sta a Baden-Holzen in Germania. Una mole di documenti fatta tutta di dati da rilevare, sostanzialmente, quindi che implicava un lavoro, implica, perché non è finito, un lavoro gigantesco su 30 milioni di documenti, più o meno, che è stato risolto chiamando a partecipare a questo lavoro non una comunità nazionale, ma una comunità internazionale, perché internazionale è l'interesse per la ricostruzione delle sorti dei dispersi in guerra di tutti i generi e tipi, dal deportato al prigioniero di guerra, nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo tipo di esperienze, che sicuramente esistono anche in tutti gli altri settori, le dobbiamo condividere e ci dobbiamo ragionare sopra, ecco. Come secondo me, ecco, ieri sono uscite fuori una serie di cose, come riscoprire il valore, il senso intellettuale del nostro lavoro. Dice: non riduciamo al data entry, è stato detto ieri. Ecco, noi forse dobbiamo incontrarci, tutti i settori, anche per ripensare a quella che è la nostra missione. Non nel senso, perché sì, il codice dice conservare... anche quello che dice il codice, conservare, catalogare, valorizzare, ecco, ma ridare senso a queste parole anche nell'ottica, pure dell'articolo 9 della Costituzione, che è una prima parte di cui forse a volte non ci ricordiamo, e che nel lessico di quando è stata scritta la Costituzione voleva dire qualcosa di cui abbiamo parlato anche ieri e oggi, perché quando si dice la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, si intende dare un senso che non è soltanto il conservare al nostro lavoro. E questo è un altro tema, la sostenibilità, ma anche l'etica del nostro mestiere. Nel il congresso dell'International Congress of Archives di settembre 2022, qua a Roma, i due momenti, devo dire quasi fondanti, sono stati l'incontro dedicato alla sostenibilità sicuramente, ma anche quello dedicato all'etica del mestiere dell'archivista, che e ai diritti umani negli archivi. Questi sono altri temi che ci accomunano, perché che danno senso al nostro lavoro, che non riducono al tecnicismo la nostra missione. E poi, infine, esaminare il bisogno di storia, quella cosa che fa sì che
milioni di persone seguono uno sceneggiato televisivo storico, questa è una cosa che ha sempre colpito anche me, ma che quando si dice, ecco, degli archivi, ma gli archivi non sono come i musei, gli archivi sono negletti come le biblioteche perché non c'è il biglietto d'ingresso, scusate la brutalità. Ecco. Nell'ottica economicista che non da oggi percorre una serie degli ultimi anni, certo, dove non fai cassa non sei interessante, degli archivi non interessa niente a nessuno. Beh, io ho come esperienza quella che quando si propone di sopprimere una sezione d'archivio di Stato in qualche paese italiano, oppure si sottrae per qualche ragione il patrimonio archivistico di un comune, c'è la rivolta popolare. Perché improvvisamente quel bisogno di storia si traduce in un ma dove mi stai portando la mia memoria? Io ho affrontato nel mio passato la rabbia dei cittadini di Norcia, terremotati, perché la sovrintendenza aveva spostato l'archivio non di tanto, 50 chilometri più in là, in una sezione, alla sezione di Spoleto. E i cittadini di Norcia erano arrabbiatissimi perché gli avevano portato via l'archivio. Abbiamo dovuto calmarli dicendo ma guardate, l'abbiamo tolto temporaneamente perché lì crolla tutto. C'è stato veramente, non se ne facevano una ragione. Dico, quindi analizziamolo questo bisogno di storia e vediamo come rispondere in un altro incontro, perché c'è spazio. Infine, qui vado, come dire, dall'alto scendo più in basso. Un altro tema che ci interessa è proprio quello a cui accennavo prima, e cioè il fatto che c'è un progressivo affermarsi di una concessione, appunto, quella che poi non mi fa amare la parola patrimonio e preferisco heritage perché non si presta ad equivoci, una concezione un'idea di messa a reddito di questo patrimonio che è andata progressivamente affermandosi e che è la ragione del prevalere di un settore su un altro nella visione burocratica ministeriale. Allora, su questo dobbiamo ragionare, anche perché non è il nostro ruolo fare questo, non è questa la ragione di esistere di musei, archivi e biblioteche. La ragione di esistere di musei, archivi e biblioteche è nel promuovere la cultura, sviluppare la cittadinanza, salvaguardare le identità, perché qui si parla di identità, parola ambigua, nel senso che se non ci metti l'articolo non sai se è plurale o singolare, ma in Italia dobbiamo parlare di identità plurime nella storia d'Italia, e questo non è tanto, come dire, a volte non piace più di tanto, si parla di un'identità nazionale una e monolitica, e no, momento, per questo anche gli archivi sono importanti, perché restituiscono verità storiche anche scomode, anche non gradite qualche volta, e questo bisogna ricordarselo. Quindi ragioniamo anche su come intervenire su questa deriva, per me una di questa deriva di una concezione di cassa del patrimonio proprio patrimonio a questo punto, del patrimonio che penalizza alcuni settori e che comunque distorce completamente il senso dell'esistenza di questi istituti. Credo che, ecco, queste sono le cose che non sono tre, penso, temo siano un po' troppe, che secondo me dovremmo affrontare insieme, perché è stato detto, ed è vero, che il nostro futuro comune è digitale, ed è vero, perché è anche lì, ma io credo che il nostro futuro comune a un livello un po' più alto sia proprio lo stare insieme, il lavorare insieme, ed è quello che dobbiamo fare. Se posso, aggiungo, visto che ha citato Norcia, la cosa chiaramente mi tocca più da vicino, c'è un'altra cosa che accomuna tutti e tre i settori e che
rischia di essere, diciamo, percepita solo in un solo momento, che è quello appunto del momento del rischio, il patrimonio a rischio e della sicurezza dei depositi dove possono, questo patrimoni possono essere ricoverati. Ma questo ci ha portato ad avere delle esperienze importanti rispetto appunto al momento del rischio. Ne parliamo meno invece in tempo di pace. E questa è un'altra delle attività e delle riflessioni che come associazioni dobbiamo fare. Perché? Perché sempre per il discorso del fatto che sembrano i musei più ricchi, tra virgolette, si pensa ai depositi museali, si fanno investimenti in quella direzione e meno magari per gli spazi che servono per l'archiviazione, per i depositi di archivi, depositi di biblioteche, e su questo anche alcuni investimenti che vengono fatti col PNRR potrebbero essere meglio indirizzati anche per la creazione di non soltanto di strumenti per l'accessibilità, ma anche per la salvaguardia e quindi l'accesso. Vabbè, diciamo per... E su questo... Sono malissimo. Eccoci. Grazie davvero. E di nuovo desidero esprimere un certo disagio per non essere ancora pienamente dentro in questi argomenti, benché questa mattinata è stata così carica di stimoli, e mi spiace ancora essere mancato ieri. Quest'ultimo passaggio sul rischio mi fa pensare a proprio un approccio sistematico che noi abbiamo di mancanza, di anticipazione del senso del rischio. Lo riporto di nuovo in senso ambientale. L'Italia abbiamo, meravigliosa, ma se c'è un territorio fragile, quello italiano, noi non siamo bravissimi a gestire l'emergenza, la nostra protezione civile è invidiata, bla 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 bla, però lavorare quando non c'è il rischio ci fermiamo tutti. È un po' come la sanità, la conosciamo quando abbiamo qualche parente in ospedale o ci riguarda noi, altrimenti è una cosa su cui davvero ci sarebbe da lavorare. E poi sulla diversa esposizione di musei, biblioteche, archivi in una dinamica più generale non sono in grado ancora di reagire. Comunque sui tre temi che si diceva, no? Sicuramente di nuovo la vedrei in briciolo di tassonomia a livello nazionale nel rapporto che dobbiamo portare assieme avanti nel confronto del Ministero. E quindi sul ruolo delle funzioni, le fruizioni, i finanziamenti, su tutti aspetti c'era un documento pronto, ma forse bisognava lavorarsi un po' più di più. Poi peraltro anche le relazioni interne, cioè quello per noi importante è il sistema nazionale dei musei, il sistema locale che arriva a tutti i territori, compresi i piccoli musei, secondo questa logica che non esiste il grande e il piccolo, ma tutto un impegno importante. Quindi c'è questo orizzonte che ha a che fare proprio con, diciamo, l'organizzazione della nostra struttura. Poi c'è il livello regionale, a mio giudizio, sul quale come ICOM noi ci troviamo particolarmente attenti dal momento, e proprio in questi giorni si sta ricostituendo questo sistema dei coordinamenti regionali, e quindi lo sviluppo di relazioni, di allineamento, di presentazione di buone pratiche per ispirare, provocare, dare esempi letti secondo una logica MAB sui territori. Secondo me questo è un aspetto molto molto importante, che anche questo attraverso un meccanismo digitale può contemperare sia dei momenti molto generali che può raggiungere tutti i territori assieme, sia meccanismi locali sul digitale, sul praticato. Perché si parlava prima con i colleghi della Sardegna e voglia di parlare, beh, voi in Sardegna trovatevi, anche in Sardegna non è mica male trovarsi tra Sassari e Cagliari, quindi la componente digitale ci sta aiutando moltissimo. E poi non vorrei sembrare populista, però assolutamente, permettetemi questa cosa completamente fuori, facilitare il cambio generazionale. A tutti i livelli,
abbiamo bisogno di un cambio molto radicale, sia nei pensieri strategici, sia nell'organizzazione, nella partecipazione, per sapere cogliere la società nelle sue trasformazioni. Quindi posso dire, è una battuta di nuovo che è venuta fuori in un'area marketing, cito sempre, non esiste un consiglio d'amministrazione che non abbia al suo interno una persona che di 28 anni. Se vogliamo che quella società sappia leggere la società, noi non possiamo avere un progetto, un'organizzazione che non abbia al suo interno qualcuno che davvero rappresenta quelle corti di età. E credo che sia una cosa non complicata da fare, ma averla bene in mente, ricercarla e favorirla. Non, torno a dire, no, pensare che a largo ai giovani, cioè non sto parlando di questo, ma abbiamo bisogno di creare questo mischung, no? Questo insieme di diverse esperienze, non vada avanti. Quindi questa attenzione credo che nei nostri reciproci ambiti e poi attuazioni alle diverse scale penso che sia molto importante. E poi torno a quello che dicevo prima, e di nuovo non è un'attenzione al marketing, ma è sostanziale, mettere assieme il dire e il fare. Perché mettere assieme il dire e il fare non è l'attenzione alla comunicazione per sé, o al marketing, o al farsi belli, ma è perché se non riusciamo ad estendere bene, avere un raccordo, un racconto ampio, viene meno la nostra capacità di giungere ai nostri obiettivi, che sono quelli appunto della piena partecipazione. E quindi da quel punto di vista non tanto uffici stampa, ma la capacità, il digitale ci aiuta moltissimo, gli strumenti ci sono per far sì che siano proprio delle azioni collettive. Non vi farei perdere altro tempo, lascerei a te la conclusione. No, prima delle conclusioni, che poi insomma non saranno delle vere conclusioni, passiamo invece la parola a Melania Zanetti, che spero abbia potuto seguire, malgrado le interruzioni di linea che abbiamo avuto qua. E abbiamo citato appunto tra le prime missioni dei nostri istituti quelli della conservazione. E ICRAB è l'Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli Archivi e le Biblioteche, quindi di persone che lavorano con noi per il nostro patrimonio. È molto importante sentire anche il suo punto di vista. Anche a lei, eccola. Anche a lei chiedo, diciamo, come possiamo immaginare di portarci a casa tre cose, o quali sono gli spunti che ha trovato più interessanti da queste giornate e che suggerisce possano far parte di un documento che lanciamo? Io non lo so se mi sentite, io percepisco veramente male l'audio che il suono, che il video. Mi sentite? Sì, io provo a rispondere. Abbiamo, sì, la sentiamo bene, la vediamo anche bene. Allora vi ringrazio, volentieri porto i saluti di ICRAB. Sentitemi di iniziare dai ringraziamenti, però, per il comitato organizzatore, per il comitato scientifico, che hanno permesso la realizzazione di questo congresso MAB. Ho seguito male, purtroppo ho dovuto rinunciare alla presenza e non è stato facile il collegamento e quindi percepire sia immagini sia l'audio dal congresso, però mi vorrei fermare che già nella mattinata di ieri sono emersi dei vari incontri e cercare di capire come questi si declinino anche nell'associazione di cui sono presidente. Per chi non la conosce, ICRAB è l'Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche. Il primo concetto da cui vorrei partire è quello di interdisciplinarietà, un termine che siamo abituati ultimamente a utilizzare, ma che per l'associazione ICRAB non è un valore aggiunto, è stata sin dall'inizio una condizione
fondativa nella creazione dell'associazione, perché l'interdisciplinarietà è una condizione essenziale nella gestione di un aspetto complesso qual è la conservazione del patrimonio archivistico e librario, del patrimonio culturale di rango generale. E vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il punto di partenza della conservazione non può che essere una riflessione profonda, storica, cioè la comprensione del ruolo che quel libro, quel documento, quel materiale grafico ha avuto, ha possibilmente avrà nella storia dell'uomo, passata, presente, futura. Il suo essere parte di una cultura non solo scritta, ma anche di una cultura materiale, e il suo essere ciascuno di questi oggetti, ciascuno di queste esperienze, un unicum. Però al di là delle discipline umanistiche e della riflessione storica, non c'è conservazione che non abbia necessità di conoscenze e di strumenti scientifici che sono ormai indispensabili nella caratterizzazione sia dei materiali originali, sia delle tecniche di intervento, sia dei materiali di intervento. E infine la realizzazione della conservazione richiede una componente tecnica che è in grado di tradurre la riflessione teorica in una serie di attività e di interventi nel quotidiano degli istituti di conservazione, di tradursi fattivamente in attività di prevenzione, manutenzione, restauro, che sono le articolazioni della conservazione così come espressa dall'articolo 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che è il nostro riferimento legislativo e che altre volte è stato citato in queste due giornate. E dunque è il codice stesso che chiama in causa nella conservazione diverse figure professionali, bibliotecari, archivisti, storici dell'arte, archeologi, restauratori, scientifici, chimici, fisici, biologici, tecnologi. E dunque, sin dalla sua fondazione, la composizione di ICRAB rispetta questa complessità professionale con un consiglio direttivo che è composto da bibliotecari, archivisti, restauratori, ciascuno di loro anche già iscritto ad altre categorie professionali rappresentate in MAP, nonché professionisti coinvolti ad altro titolo nella conservazione del patrimonio archivistico e librario. E ciascuna di queste professionalità afferisce a realtà lavorative diverse, sia pubbliche che private. E questa composizione si ritrova anche riflessa poi nei professionisti che aderiscono alla soluzione. Senza escludere, altro elemento che ho sentito citato in queste due giornate, la partecipazione attiva della componente studentesca, di coloro che si stanno preparando ad esercitare queste professioni nel futuro. Dunque, si parlava ieri del rischio di autoreferenzialità delle associazioni di categoria. Questa in ICRAB non è una convivenza sempre indolore e sempre facile, ma è una trasversalità che ha voluto essere sin dal 2013, dalla fondazione, una risposta consapevole e precisa al rischio di diventare, come categoria professionale, autoreferenziale. Da questa convivenza discende anche la necessità di costruire un linguaggio condiviso, un altro tema importante emerso in MAB in questi due giorni. Peraltro un linguaggio condiviso che nell'ambito della conservazione non è mai esistito ed è una costruzione nella quale ICRAB è impegnata sin dall'inizio, creando occasioni di confronto, di formazione, di aggiornamento sui temi della conservazione, e negli ultimi anni questo è diventato l'impegno più forte in ICRAB, anche nel lavoro con le università. E solo sulla base di conoscenze e di un linguaggio condiviso i diversi professionisti riescono a lavorare assieme, capendo che cosa fare realmente, quotidianamente, per conservare il patrimonio negli istituti. Sono momenti di incontro che di norma lasciano la partecipazione libera, aperta non solo agli iscritti in associazione, sono accessibili ai professionisti come agli studenti.
Questo dialogo e questa interazione disciplinare tra le diverse professionalità di ambito umanistico, scientifico, tecnico, ha anche un valore in più, che è quello di consentirci come consiglio direttivo, come associazione, di intercettare le esigenze di chi lavora nei diversi ambiti. E allora uno dei temi che svilupperemo nel corso dei prossimi mesi è relativo, ad esempio, proprio alla conservazione del materiale contemporaneo a cui accennava Rosa Maiello ieri, ma del quale si parlava qualche mese fa già con Claudio Leombroni in un incontro autunnale, riferendola alla conservazione dei fondi di persona, che pure sono stati citati in un intervento dal pubblico di ieri. Si tratta di materiale spesso trascurato, la cui conservazione può iniziare, dovrebbe iniziare dall'inizio, da subito, con gli strumenti della prevenzione innanzitutto, ma che richiede nuovamente una conoscenza dei materiali, che non sono materiali sempre convenzionali, che compongono questi manufatti e che invecchiano, si deteriorano rapidamente. Dunque un tema emergente a cui cercheremo di dare una risposta nell'anno. Un'ultima riflessione riguarda il digitale, al quale si indirizzano buona parte degli investimenti economici e dei progetti del Ministero, del MIC, e che ho sentito chiamato in causa ultimamente in queste due giornate. Il digitale è uno strumento a cui nessuno deve pensare di fare più, perché consente divulgazione, conoscenza dei beni culturali presenti in biblioteca, in archivio, allargamento di conoscenza a un'utenza che vada oltre il pubblico degli studiosi specialisti. E cioè una forma di valorizzazione fondamentale, soprattutto se vogliamo che il patrimonio venga conosciuto e considerato, cioè non si sfili dalla sensibilità del comune cittadino, che di norma temi tradizionali, con la frequentazione tradizionale degli istituti, lo conosce poco di fatto. Però non è la digitalizzazione uno strumento di conservazione. È il contenuto testuale che la digitalizzazione cattura, non esaurisce il significato di bene culturale. Oltretutto, l'attività di digitalizzazione chiede un patrimonio che stia già in buone condizioni di conservazione. In caso contrario, si può tradurre in problemi seri sul materiale sollecitato, e le evidenze in questo senso sono già molte. Dunque, l'introduzione del digitale non può chiudere le porte nei vari istituti alla conservazione e alle necessità della conservazione. Dall'altra parte, conservare il digitale rimane un tema immenso e una sfida di fronte alla quale ritengo che non abbiamo ancora strumenti sufficienti. È comunque la conservazione del digitale un tema che non viene considerato dalla nostra legislazione del codice dei beni culturali e che penso abbia ancora necessità di riflessioni che partano dal significato di originale materiale, di copia digitale, di originale digitale, per andare poi oltre. Trovo che né la conservazione né la digitalizzazione siano da ricondurre solo alla definizione di buone pratiche, come a volte si tende a fare, ma abbiano necessità ancora e sempre di riflessioni teoriche sullo scopo che si prefiggono, prima che sulle modalità e sugli investimenti, i mezzi economici che richiedono. E dunque anche questo tema, sentito sollecitato anche in questa occasione MAB, il senso, i limiti del materiale, del digitale e della loro conservazione, ICRAB si propone di dare sollecitazione, di dare qualche risposta nei lavori del prossimo anno, e spero che questo potrà essere un contributo di ICRAB anche ai futuri programmi del MAB. Vi ringrazio per l'attenzione. Molte grazie e anche per questi spunti. Allora, siamo arrivati alla fine di queste due giornate per le quali
Dobbiamo ringraziare sicuramente AIB Campania che ha organizzato, le istituzioni che ci hanno ospitato in queste due bellissime biblioteche. Lo faccio anche a nome dei miei colleghi Claudio Lombroni e Mirko Modolo, che con me hanno avuto, diciamo, con i difetti che avrete constatato e per i quali vi chiediamo scusa, ma insomma un po' l'onere di mettere insieme questo convegno. E non faccio conclusioni perché l'ora è quella che è, vogliamo anche andare a vedere l'installazione che ci hanno proposto, però ci lasciamo con sicuramente un impegno di tradurre gli spunti che sono venuti fuori dai presidenti delle associazioni in un documento che faremo circolare in modo tale che rimanga non solo una traccia ma anche una proposta. Una proposta che riguarda cosa faranno le nostre associazioni, cosa può fare il MAB per rimanere sempre più attivo, quali possono essere le idee che lanciamo, prima tra tutte veramente quella di non essere più noi qui la prossima volta su questo palco, ma di ospitare diciamo delle versioni ringiovanite, via così, ci daranno, ecco, non sarà una sostituzione però, ma noi ci metteremo lì e come dire ci faremo conservare e preservare come patrimoni. Trasversale. Ma questo sicuramente non verrà meno sicuramente il nostro impegno, però ecco anche questo è una bella sfida. E quindi niente, ci diamo appuntamento ai prossimi incontri ristretti, ai seminari e al prossimo appuntamento MAB tra due anni, sperando insomma di rimanere nei tempi. E vediamo un pochino dove ci troveremo, sicuramente insomma in un'altra di questi bellissimi luoghi che ospitano il nostro lavoro e che costituiscono sempre quotidianamente, ogni volta che ci sentiamo proprio giù di corda, dice, perlomeno lavoriamo in posti molto belli con cose molto belle e dalle quali di solito usciamo anche arricchiti. Grazie a tutti per la partecipazione, agli oratori, al pubblico.